Passata la grande festa natalizia e subito Biella si rituffa in un'altra importante ricorrenza, quella del patrono della città, Santo Stefano. Così ieri mattina in un duomo pieno di autorità, il vescovo, i canonici e altri presuli biellesi hanno accolto le più alte cariche del territorio per il solenne pontificale. Distinta la partecipazione dei fedeli, certamente più numerosi la notte di Natale, che hanno visto compiersi il tradizionale rito dell'accensione del cero al santo da parte del sindaco e dell'affidamento della città al suo patrono. Il vescovo ha poi delineato alcune priorità in questo momento difficile, una su tutte l'importanza della famiglia, condannando abusi e sottolineando la necessità dell'educazione familiare. Al pomeriggio si sono celebrati invece i solenni vespri presieduti sempre dal vescovo, alla presenza del capitolo della cattedrale di Biella e della cattedrale di Vercelli, in occasione dell'inizio dell'anno giubilare della diocesi, per i 250 anni dalla sua fondazione.